Amici di Cucina per te, bentornati! Oggi vi insegnerò come preparare una panna cotta un po' particolare, quella alla camomilla, ma prima sigla! Per questa ricetta avrete bisogno di mezzo litro di panna, 10 g di camomilla, 50 g di zucchero, 6 g di colla di pesce. Per prima cosa mettete a scaldare la panna con lo zucchero e la camomilla. Intanto che la panna è sul fuoco, mettete a mollo la colla di pesce in acqua fredda. Al primo bollore spegnete il fuoco e lasciate riposare la panna 2 minuti. Dopodiché filtratela con un colino a maglie fitte. Se necessario, aiutatevi con un cucchiaio per pressare la camomilla. Strizzate la gelatina ed aggiungetela alla panna cotta. Dividete la panna cotta negli stampini. Ora non rimane che lasciarla intiepidire, dopodiché mettetela in frigorifero dalle 2 alle 5 ore, a seconda che l'abbiate fatta monoporzione oppure in uno stampo unico. Ed ecco qua pronta la panna cotta. Se risultasse troppo amara, potete aumentare la quantità dello zucchero, oppure, come me, servirla con uno sciroppo di zucchero di canna. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta, continuate a seguirci sul nostro canale YouTube e sul nostro sito, ci vediamo alla prossima e ciao ciao!